Martedì 7 febbraio procederemo col sorteggio delle liste per le elezioni cantonali. Dapprima verranno sorteggiate le liste che presentano candidati per entrambi i poteri, Consiglio di Stato e Gran Consiglio, e in seguito le liste che si presentano solo per uno dei due poteri. Il sorteggio viene fatto per questioni di equità e trasparenza e proprio per evitare che i numeri vengano assegnati d'ufficio, magari con delle preferenze date a determinati partiti. Qui ognuno, essendo legato alla sorte, ha le proprie possibilità. Il numero della lista è sempre importante perché tutti vorrebbero essere al numero uno, perché è la prima lista che l'elettore incontra quando apre l'opuscolo di votazione. Perciò da un lato un effetto scaramantico, ma anche un effetto di visibilità, essendo la lista numero uno.